L'occasione di costituita da oggi è proprio quella di, come diceva giustamente lei, costituire questa rete e lanciare quello che è un progetto strategico che coinvolga gli attori istituzionali e privati di riferimento per eh, l'area costiera e in generale proprio per il, il um, sostentamento dell'economia blu. Eh, nei territori, nell'arco tirrenico ligure. Da questo punto di vista, l'autorità di sistema si trova ora in una fase di programmazione, quindi nella stesura del nuovo piano operativo triennale, e sono tre le iniziative chiave che, dal punto di vista di digitalizzazione e innovazione dei processi, l'autorità di sistema portuale potrà anche, ehm, diciamo, eh, sostenere e ehm, condividere. Eh, rispetto appunto all'economia blu. Da questo punto di vista eh, ricordiamo appunto il laboratorio congiunto, il joint lab che è specifico eh, per il trasferimento tecnologico e eh, che è stato costituito qui a Livorno con il Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Telecomunicazioni e per il quale interverrà più tardi il dottor Pagano. Su questo appunto eh, potremo apprezzare l'importanza degli investimenti già fatti. Qua sul porto commerciale di Livorno che hanno appunto validato requisiti e standard che possono adesso essere calati nell'ambito della portatilità turistica. Possiamo anche diciamo configurare, vedere il porto commerciale, il porto eh, di sistema come un, un digital hub in cui si aggregano dati e informazioni di riferimento per tutta l'economia blu e quindi anche l'economia il settore del diporto e eh, arrivare quindi in questa prossima fase che adesso inizia anche con il recovery fund eh, a, um, diciamo, a un'ingegnerizzazione di servizi digitali, di servizi innovativi che eh, permettano quindi di rendere più competitivo e diversificare anche il pacchetto dell'offerta turistica locale sia per il diporto sia più in generale per tutto il turismo costiero. Sotto questo punto di vista quindi è importante e cruciale il ruolo di Regione Toscana proprio anche per la programmazione dei servizi turistici e invito pertanto il dottor Capinassi, Cap dirigente responsabile del settore, a eh, diciamo, mh, illustrarci, a intervenire eh, chiaramente brevemente sull'aspetto proprio di questa programmazione e eh, creazione di sinergie e reti fra diversi soggetti. Grazie. Grazie, grazie a voi dell'invito, grazie ai due presidenti. Io, diciamo, vi salto a più pari tutta la premessa su quanto sia importante la destagionalizzazione, la sostenibilità. Diciamo, abbiamo per acquisire una serie di informazioni. Passiamo a, immediatamente agli elementi prioritari che, in qualche maniera, l'emergenza COVID ha fatto emergere. Il primo è questa spinta alla iperdigitalizzazione. Che ha consentito con non poche sorprese eh, in un paese autodenigratorio quindi noi siamo sempre a vedere il bicchiere mezzo mezzo vuoto insomma, ha, ha consentito un sistema come quello della regione di avere quasi 3.000 persone in tel lavoro nell'arco nell di una settimana con un sistema che è retto quindi eh, una delle cose che, che, che bisogna ricordare è che poi di fronte a questa emergenza gran parte delle di quei dati acquisiti che noi narravamo su un'arretratezza rispetto al digitale, alla rete, dei sistemi pubblici e privati, è stato decisamente sconfessato dai fatti. La seconda cosa è quella di una rivisitazione dei modelli organizzativi, quella che si chiama diciamo, la resilienza, la capacità di fronte ad una situazione di emergenza di adattarsi, modificare e cambiare. Eh, noi abbiamo dedicato un'intera giornata di, di, di webinar digitale con veramente un numero rilevante di operatori alla parola reshape, rimodellizzazione, rimodellare eh, tutti i modelli, tutta, tutta l'organizzazione dei servizi turistici, eh, pensate soltanto all'asporto per la ristorazione, cioè a cambiamenti enormi dal punto di vista eh, di tutto quello che, che era noto eh, in termini di capacità di impresa. Eh, questo diciamo, mh, ci spinge a fare tre cose mh, a cui stiamo lavorando in maniera molto concreta. Quindi, non vi sto appunto a raccontare massimi sistemi o sogni, cose a cui stiamo lavorando. Primo argomento che il Covid ha messo di salto in maniera determinante è l'assoluta necessità di prendere decisioni consapevoli sulla base di numeri concreti. Se noi non abbiamo una, una serie di informazioni in real time di quello che sta succedendo nel nostro territorio, è difficile eh, comprendere l'andamento, ma soprattutto prendere decisioni strategiche consapevoli. Quindi la, la prima cosa a cui abbiamo lavorato, fra l'altro ho visto il coinvolgimento anche del dottor Pagano, è la generazione di un osservatorio turistico digitale molto snello, quindi che non ha... Non si mette a fare nuove ricerche, a cercare dati impossibili, ma lavora su quello che esiste, ma che lavora soprattutto nella possibilità che questi dati vengano integrati tra di loro. E quindi stiamo lavorando, abbiamo, siamo già in fase operativa per mettere a sistema eh, tutte le informazioni che la regione possiede in open data, ma non solo, anche aprendo collaborazione con società private di trasporto, con... Eh, con i sistemi virtuali, perché eh, in una dashboard di assoluta semplicità di lettura sia possibile condensare lo stato dell'arte a stamani, ehm, con, però, dicevo, numeri assolutamente. Certi, certificati, profondi, non campionari, non legati a qualche sporadica straordinaria, bellissima ricerca per un pezzetto, ma che invece diano continuità all'analisi dell'osservatorio. Dell Il secondo punto è la costruzione dell'ecosistema digitale turistico, tema amplissimo. Adesso veramente non mi sto qui a. A tediarvi con eh, le, le teorie che stanno dietro a questo sistema, però c'è un, un argomento molto semplice. Noi abbiamo un problema eh, che riguarda il sistema portuale, ma che riguarda tutto il, il sistema dell'offerta, che è quello dell'integrazione orizzontale, che è un, eh, un problema di, prevalentemente di scambio di informazioni. Abbiamo un problema come regione nell'ambito dei rapporti verticali tra eh, governance regionale e territori, ma abbiamo anche un problema di rapporti tra territori, in parte legati diciamo, alle distanze anche fisiche che questa regione possiede, in parte legate alla storia che è inutile ricordare come i toscani conosciamo bene, in parte legati a quella tradizionale e scarsa propensione alla collaborazione che connota il sistema sia pubblico che privato. E quindi stiamo generando concretamente la prima rete degli uffici di informazione presenti in Regione Toscana, che sono gestiti dai comuni, eh, ma che diventano hub eh, di assoluto interesse, sia perché sono gli unici in grado di avere un'informazione capillare ai loro territori, ma sia perché sono anche in grado di dare informazioni su un enorme numero di eh, turisti di cui eh, si sa molto poco che sono quelli che... Tecnicamente sono chiamati gli escursionisti, cioè quelli che non dormono in un certo comune ma che in realtà vanno a visitare un certo comune. Considerate cosa sta succedendo con l'aeroporto di Bologna: teoricamente sono, potrebbero essere turisti che vengono a Firenze con Eurostar, stanno giorno a Firenze, ma che sono a tutti gli effetti censiti come turisti dell'Emilia-Romagna. Allora, noi abbiamo su questo un'operazione un che anche questa è in fase molto avanzata. Di eh, rete di infrastruttura di rete in extranet, quindi con, di fatto rendendo possibile per gli uffici di informazione entrare direttamente nel sito della regione e caricare informazioni del territorio, ma anche dati di interesse turistico che poi andranno a confluire eh, nell'osservatorio. Eh, terzo pezzo, che è un tema molto importante per quel che riguarda eh, gli hub portuali. Quindi in questo caso l'interconnessione tra i vari porti che consentirebbe di avere informazioni anche al di là del piccolo eh, territorio intorno allo stesso, allo stesso porto. L'altro riguarda lo spostarsi in Toscana, l'intermodalità che è un altro degli argomenti delicati per chi dovesse arrivare da fuori, se noi abbiamo interesse sul, sul turismo nautico in senso anche di incambio, quindi di hub di ingresso in regione, la prima domanda è cosa posso fare appena sono arrivato, appena ho un posto barca mi vorrei muovere. Eh, C'è sicuramente molto da fare, lo sappiamo, però se stiamo qui a aspettare diciamo, le rivoluzioni delle infrastrutture non andiamo molto lontano. Una cosa che non molti sanno è che nel frattempo il sistema di mobilità della Toscana è stato integralmente digitalizzato, digitalizzato in tempo reale, cioè, un'app che si chiama Movers in Toscana che ti dà tutte le informazioni, eh, stabilito il punto di partenza e il punto d'arrivo. Informazioni che diventano preziosissime per un visitatore della regione, al di là del, dei cittadini, dei residenti. Quindi eh, uno degli argomenti sulla digitalizzazione è esattamente questo, è quello di integrare diciamo, le informazioni sulla mobilità. A chiusura di questo breve intervento, ehm, io vorrei ricordare che quello che stiamo provando a fare insieme alla nostra agenzia di promozione, anzi alle nostre agenzie di promozione, è il primo passo per una vera e propria rivoluzione culturale. Nel senso che siamo passati dal eh, marketing eh, diciamo old style, quanto è bello ieri in Toscana. su cui Siamo tutti felici e tutti contenti, e, diciamo, lo, lo diamo per acquisito a che cosa posso fare in Toscana. Ecco, questa seconda, la risposta a questa seconda domanda, che in termini tecnici vuol dire passare dal marketing operativo, cioè dove faccio la pubblicità, al marketing strategico, che cosa metto nella pubblicità, è un cambiamento epocale per la pubblica amministrazione italiana, ma anche per la parte privata, perché è la prova concreta dell'efficacia delle collaborazioni pubblico-privato. Di fatto il pubblico investe risorse per fare promozione, investe risorse nella costruzione di un portale regionale aperto agli operatori. Gli operatori, da parte loro, caricano proposte, offerte, eh, experience, come qualcuno lo vuole chiamare, legate ai territori. E quindi a quella promessa di quanto è bello quel posto si affianca immediatamente, in maniera tematica, tutto quello che quel posto può offrire, in termini di visite, di, di ristoranti, di alberghi. Eh, di ospitalità e di, e, di tutto quello che, e di tutti quei servizi annessi al turismo che sono fondamentali per rendere ospitale una destinazione. Quindi il passaggio epocale eh, che, che per la nostra regione eh, stiamo organizzando con questa modalità è appunto il pieno coinvolgimento del sistema delle imprese eh, in modo da coniugare eh, il tradizionale marketing sulla bellezza dei luoghi, quest'anno è stata l'apoteosi della pubblicità dell'Italia per gli italiani, quella che ho chiamato la sindrome del drone, abbiamo visto paesaggi meravigliosi, la domanda immediatamente successiva, che qualunque persona si fa, va bene, ma è convinto che lì è bello, come faccio ad arrivarci, cosa posso fare, dove posso dormire, cosa posso mangiare, se noi non siamo in grado di rispondere a questa seconda parte, così come eh, se per un approdo turistico e per un porto non si, non si è in grado di essere molto trasparenti su quello che si può offrire come luogo ma anche come destinazione, noi perdiamo un'enorme opportunità di sviluppo territoriale che è il passaggio tra la fase del dreaming del sogno alla fase del planning e del booking della prenotazione. Questo è un po' l'affresco il, il, di scenario complessivo rispetto alle azioni della regione. Eh, C'è un progetto Costa, che è un progetto Costa Sostenibile, quindi quest'anno dedicato al tema della green economy legata all'ospitalità sulla costa, di cui evidentemente tutto il tema portuale e della diportistica nautica sono parte integrante, quindi anche su questo si potrebbe aprire uno scenario di importanti collaborazioni eh, tra le dimensioni del, diciamo, delle gestioni dei porti, ma anche per tutti quelli che offrono servizi nautici. Eh, intervento molto sintetico, io mi scuso già con tutti se non potrò seguire fino in fondo, se vi fossero domande chiedo all'organizzazione, magari se poi me le mandano via mail, provo a rispondere anche già nel fine settimana e ascolto finché mi è possibile, non, non sto ad interrompervi per salutarvi, quindi a un certo punto vi lascio perché devo raggiungere un altro, un altro convegno. Grazie ancora.